interessante anche perché ci ha permesso di scoprire altre cose meno evidenti, meno conosciute, ad esempio che le due alzaie avevano due quote completamente diverse, l'alzaia destra era nettamente più bassa della sinistra. E questo permette anche poi di ipotizzare soluzioni di arena di disegno d'armato molto varie e non uniformi, potrebbe essere l'idea del più semplice canale che attraversa questo pezzo di città. Alla fine comunque queste verifiche tecniche ci hanno permesso di poter dire con una certa sicurezza che in via Francesco Sforza è possibile ridefinire, uso questo termine, a questo punto in senso preciso, il navetto sul filo della sponda sinistra orografica originale e ricostruendo la destra. Questo ci permetterebbe di avere una larghezza del canale costante di 7 metri. La costanza è dovuta al fatto che la sponda destra verrebbe ricostruita. Avere a sinistra, cioè spalle a monte, a sinistra orografica, una larghezza minima della strada di 7 metri, un'alzaia a destra con una larghezza minima di 2,50 m. Per quanto riguarda invece l'aspetto delle altezze, come vi ho anticipato prima, i risultati dell'indagine tecnica ci hanno permesso di poter dire che la sezione del canale avrà un fondo coincidente con quello storico. L'altezza poi varierà perché variava già in epoca, all'epoca della chiusura. Si va dai 2,90 m ma è ad un massimo di 4,50 m. Questa altezza permette agevolmente il passaggio delle imbarcazioni sotto i ponti e quindi permette la ricreazione dei due ponti che esistevano nel tratto di via Francesco Sforza, quello della Cagrande e quello di via Laghetto, e permette anche la piena circolazione dell'idrovia. Vi vedete rappresentate alcune immagini degli studi che sono stati condotti, tra cui una sezione ricostruttiva di cui poco fa vi ho parlato. Allora, in sintesi, perché il tempo stringe, cosa ci permette di poter dire questa analisi? Ci permette di poter dire che su un naviglio così ipotizzato e definito, noi disporremo di un'alzaia destra, cioè verso il centro della città, completamente ciclopedonale. Anticipo che è stata fatta una verifica per cui non ci sono passi carrai significativi. L'unico passo carrai del policlinico, nel dialogo avuto con il policlinico, si è alla fine potuto verificare che è un problema largamente risolvibile. Quindi un'unica alzaia ciclopedonale della larghezza minima di 2,50 m, media di 3 metri e oltre, per gli interi 700 metri che vanno dall'incrocio con Corso di Porta Vittoria all'incrocio con Corso di Porta Romana. L'alzaia sinistra invece avrà una destinazione mista, sarà comunque percorribile nello stesso percorso che ci siamo detti dagli autoveicoli, ma avrà anche le sue parti dedicate alle altre utenze e in questo stiamo ancora lavorando. L'aspetto molto interessante del progetto è che, avendo affrontato anche tutto il problema degli schemi di circolazione unitamente con Giorgio Boggi nel quadro generale di sistemazione del traffico conseguente all'apertura della porta, possiamo permetterci sostanzialmente di dedicare il tratto di alzaia che verrebbe realizzato di fronte al giardino della sua stalla unicamente ed esclusivamente al transito dei mezzi pubblici. Quindi ricaveremo una parte di alzaia, destra e sinistra a questo punto, esclusivamente a vocazione maggiore ciclopedonale, tranne appunto transito dei mezzi pubblici di superficie 94 in una sola direzione, la 94 in una sola direzione. Questo permetterà di avere in fronte della Cagrande, in fronte del giardino della Guastalla, collegati attraverso i due ponti di via Laghetto e con la Cagrande,
in un unico grande spazio pubblico, libero, aperto, accessibile, perché oltretutto il ponte della Grande verrà realizzato a raso, quindi permetterà il transito di tutte le utenze da Luna all'altra Saia. Abbiamo detto delle verifiche del traffico, passo oltre perché il tempo veramente stringe. Mi limito a chiudere raccontando ancora le ultime verifiche che sono in corso, a cui tengo in modo particolare verifica paesaggistica ambientale, perché una volta appurato che si può, per così dire, avvicinare, poi il lavoro interessante è quello delle spezie e tutto quello che ci si può mettere in più. Allora, questo lavoro è stato condotto al dettaglio e in itinere, come vi ho detto, riguarda il censimento che sarà il più completo possibile per tutte le specie vegetazionali in lungo corso degli ambienti, degli elementi di arredo urbano e degli elementi di disegno urbano più significativi. L'indagine archeologica, lo studio degli arredi urbani e lo studio iconografico seguiranno progressivamente. Chiudo mostrandomi il gruppo di lavoro. Ci tengo molto a dire e a ribadire che questo è un lavoro di officina, di squadra. È un lavoro a cui tutti hanno dato un contributo molto alto di passione e di precisione e di competenza. Quindi non vi sto a leggere tutti, ma potete vedere sinteticamente quante siano le risorse, la qualità delle risorse. Mostro infine brevemente due slide. Thank you.